Lorenzo, come sempre, iniziamo con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Oggi parliamo di un grandissimo della musica italiana. Stiamo parlando di Gianni Morandi. Bentornati a tutti all'oroscopo musicale e buon lunedì. Oggi 11 dicembre è il compleanno di un grandissimo cantante e un grandissimo attore italiano. Nel 1944 a Monghidoro, 11 dicembre, nasceva lui, Gianni Morandi. Nato in un paese dell'Appennino bolognese da una famiglia di modeste condizioni economiche, il padre Renato, calzolaio, mentre la madre, Clara Eleonora Lorenzi, casalinga. Da giovane lavora come venditore di bibite nel cinema della sua città, ma anche come aiutante del padre in negozio. Morandi al riguardo racconta: nella bottega di mio padre, al mattino, prima di cominciare a lavorare, lui mi costringeva a leggere ad alta voce alcune pagine del Capitale di Karl Marx e 5 metri del quotidiano L'Unità. Era quella la misura giusta stabilita dal suo senso del dovere politico ideale prima di iniziare una giornata di lavoro. Però in famiglia cantavano tutti. In seguito vennero le feste dell'Unità del paese, dove fu invitato e con un cachet di 1.000 lire a sera si esibiva finalmente su un palco. Era il tempo dei bambini prodigio, così la domenica faceva due esibizioni, una pomeriggio e l'altra serale. 1.000 lire a ciascuna e da quel momento lui non ha smesso più di cantare. Nel 1958 viene selezionato un provino dalla maestra Alda Scaglioni di Bologna con il brano vincitore di Sanremo Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno. Nel frattempo prova senza successo a fare il pugile su consiglio di un arbitro internazionale. Partecipa a molti concorsi per voci nuove e sacre paesane, spesso con il gruppo di accompagnamento I Cadetti di Scaglioni. E nel 1961 ottiene la prima scrittura per tutta l'estate presso il Dancing Arlecchino di San Mauro Mare e partecipa al concorso Voci Nuove Disco d'Oro a Reggio Emilia, qualificandosi per la finale. Il 15 aprile del 1962 vince il Festival di Bellaria e il giorno dopo un arbitro di pugilato lo porta a Roma. Dopo aver cantato cover di Non esiste l'amore di Adriano Celentano, Non arrossire di Giorgio Gaber e Il cane di stoffa di Pino Donaggio, viene assunto dalla RCA italiana. Nel 1962 arriva il suo primo singolo e il suo primo grande successo, Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Con questo brano partecipa a numerosissimi programmi televisivi. Lo stesso anno incide Non son degno di te, che vince nello stesso anno il neonato Festival delle Rose e che arriva prima per 8 settimane assieme a Se non avessi più te, Si fa sera e La fisarmonica. In questo periodo fonda insieme a Migliacci le edizioni musicali Mimo. Il nome deriva dall'iniziale dei cognomi di Migliacci e Morandi. È l'omonima casa discografica La Mimo che fra altro editò le canzoni del primo album del cantante Renato Zero, No Mamma No. A dicembre del 1969 il singolo Belinda è primo in classifica per 2 settimane. Gianni Morandi ritorna al grande successo nel 1980 con il brano Canzoni stonate. Nello stesso periodo incide Grazie perché, Uno su mille e 1950 di Amedeo Minghi. Nel 1981 fonda la Nazionale Italiana Cantanti, squadra di calcio impegnata in attività di solidarietà, della quale è stato presidente dal 1987.
Morandi si è sposato due volte e ha avuto ben quattro figli. Dal 1994 è legato sentimentalmente ad Anna Dan, con la quale si è sposato in seconde nozze e dalla quale ha avuto il suo quarto figlio Pietro, diventato musicista come il padre e il fratello maggiore, con il nome d'arte 13 Pietro. Gianni Morandi è anche un grande atleta, infatti appassionato podista. Ha corso in 10 maratone, tra le quali quelle di New York 3 volte, Berlino, Londra, Parigi, Milano e Bologna, e in 41 mezze maratone tra il 97 e il 2016. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspetto in tantissimi domani. Un bacio da me, Silvia Pagni.